a tutti e benvenuti alla rubrica del benessere. Io sono Nancy Zorretti, responsabile della comunicazione del centro fitness Body Shape. Sono qui per presentarvi questa rubrica che si occuperà di alcuni movimenti da fare a casa oppure da compiere in palestra per cercare di, come potremmo dire, allungare la vita. Infatti l'attività fisica per gli anziani, o meglio per la grande età, è un'attività molto importante. Aumenta le aspettative di vita e vi permette di arrivare nell'età adulta nel miglior modo possibile. Quello che vi presenterò è la ginnastica dolce. Il termine stesso dolce indica un'attività lenta, leggera, che viene fatta in palestra o anche a casa. Sfrutta il peso del proprio corpo o di piccoli attrezzi, per cui non abbiate paura, non ha controindicazioni. I benefici dell'attività fisica sono veramente tanti e noi ne analizzeremo soltanto qualcuno. Prima di tutto vediamo il tono muscolare. L'attività è graduale e con l'utilizzo dei piccoli attrezzi riusciamo ad aumentare proprio il tono muscolare. Questo di conseguenza permette di prevenire le cadute. Bene, qual è la differenza sostanziale tra chi pratica attività fisica e chi invece ha una vita sedentaria? La capacità di reazione in casi per esempio di caduta aumenta notevolmente perché il soggetto sa benissimo come reagire. Infatti, durante l'attività fisica vengono svolti movimenti di flessibilità e quindi ti permettono di imparare a muoverti nello spazio e anche durante la vita di tutti i giorni. Gli altri benefici riguardano il sistema circolatorio, perché l'attività fisica diminuisce i battiti a riposo e regola la pressione. Poi potremmo parlare ancora delle ossa. Quando c'è quell'impatto dell'osso al pavimento, aumenta la densità minerale dell'osso stesso, che viene garantita anche dalla contrazione muscolare. Abbiamo parlato fino ad ora dei benefici fisici e non abbiamo trattato quelli, diciamo, umani, psicologici, che forse rappresentano la cosa più importante dell'attività fisica. Beh, è veramente un'emozione per me descrivervi i sorrisi, i volti degli anziani che vengono nella nostra palestra. L'attività fisica migliora questo stato di benessere. Loro provano piacere nel fare attività e producono quelli che vengono chiamati gli ormoni della felicità. Questa sensazione di piacere non riguarda soltanto la lezione, ma davvero vengono conservati nel resto della vita. Dal punto di vista sociale, l'individuo ha la possibilità di venire a contatto con un altro suo essere, ha la possibilità di condividere esperienze, di parlare del più e del meno, e questo produce davvero sensazioni piacevoli, positive. Thank you.
appuntamenti della rubrica Un giorno, un allenamento si terranno il martedì e giovedì all'interno del programma Just Today. Vi aspetto numerosi. E poi vorrei terminare questa piccola introduzione facendo un invito a voi, figli. Se volete regalare del benessere ai vostri genitori, non esitate a farlo. Regalategli un mese in palestra, un'attività fisica, perché gli allunghereste sicuramente la vita. E credo che voi ai vostri genitori ci tenete in particolar modo. Vi saluto, a presto!